Buonasera amici di Assist Sportivo, ritorniamo qui al palazzetto Nando Di Leo per ritornare a commentare la partita tra Olimpica e Castellano Udas. La Castellano si presenta con un quintetto base di Darrisi, Liguori, Ionicas e Serrazzi e Ugo Sierra naturalmente il capitano, mentre l'Olimpica si presenta con Dellicarri, Visaggio, Laguzzi, Pedro Rubera, Giovanni Romano. Ecco, un commento sulle scelte dei due allenatori. Beh, sicuramente tutti e due i quintetti scendono in campo con due lunghi per affrontare al meglio questa partita e provare a giocare sotto canestro per almeno per l'inizio dei canestri da sotto anziché da una distanza, perché l'emozione è fortissima. E intanto vi spiego che abbiamo già visto una penetrazione di Pedro Rubera che serve Ciccio Visaggio sotto canestro e segna. Adesso poi tra un po' il Dionicas risponde per la Castellano Udas sempre sotto canestro. Vediamo Dellicarri adesso per l'Olimpica. Dellicarri, Pedro Rubera cerca di entrare in aria ma non trova spazio. E vediamo Giovanni con Laguzzi tira e al centro della lunetta il pivot argentino insacca due punti facili. Vediamo Serrazzi imposta l'azione. Serrazzi la passa a Liguori a Ionicas, ancora Serrazzi la passa a Darrisi cerca di penetrare nell'area e subisce un fallo da Pedro Laguzzi che è argentino e si riprenderà da un fallo laterale. Ecco, sinceramente le due squadre felici cercano delle penetrazioni sotto canestro per Ionicas da una parte e dall'altra parte il Laguzzi per cercare di avere più centimetri e avere soprattutto due punti facili. Assolutamente sì, è la scelta giusta in un derby del genere dove la tensione si è palpabile, bisogna andare dentro l'area pitturata per trovare dei canestri facili. Si riprende con due tiri liberi, chiedo scusa al gentile pubblico, e dove batterà Darrisi. Vediamo Darrisi, il primo lo insacca. Secondo tiro per la Castellano Udas. E insacca. Siamo al punteggio di 4-4 quando è appena iniziata la partita, a 8 minuti ancora dalla conclusione del primo periodo. Giovanni Romano, la passa a Laguzzi a Pedro Rubera, cerca di penetrare ma subisce fallo da Liguori. Si riprende dal fallo laterale che lo batterà Romano per l'Olimpica. Il giovane play dell'Olimpica lo batterà lateralmente nell'area della difesa dalla Castellano Udas. Vediamo. Le due tifoserie, uno spettacolo unico. Complimenti da parte della redazione di Assist Sportivo a tutta Cerignola per lo spettacolo unico che ci stanno offrendo qui stasera con noi. Allora, dicevamo, si riprende dal fallo laterale di Giovanni Romano che la passa al limite dell'area dei tre punti a Dellicarri. Dellicarri cerca di passarla sotto canestro a Ciccio Visaggio ma non ci riesce. I due allenatori sono in tensione mentre c'è un tiro da due punti del pivot Laguzzi che fa portare in vantaggio 6-4 l'Olimpica. Un fallo di Visaggio, invece la partita è molto tesa, piena di azioni. Le due squadre ci stanno offrendo uno spettacolo unico. Vediamo subito Giovanni Romano che ruba la palla, la scarica a Pedro Rubera, al capitano, e segna di tre punti.
Vediamo la Castellano Udas che ricomincia da Liguori, tenta lo tenta la penetrazione e non segna, riprende la palla Darrisi, prende e segna, due punti facili. Vediamo Darrisi subito in palla per la Castellano Udas. Sì, stiamo vedendo un inizio un po' strano, perché l'Olimpica sembra molto determinata e invece l'Udas in attacco ha un po' di confusione. Sicuramente saranno i primi minuti per l'Udas importanti, però ancora adesso vediamo un attacco sterile da parte di Ionikas. Bisogna che l'Udas chiami subito un time out per mettere in ordine tutte le idee. Sì, infatti vediamo adesso Ionikas da tre che insacca e siamo 9-9 a 7 minuti dalla fine del primo periodo, un inizio scalpitante per le due squadre. Vediamo ancora l'Olimpica che ricomincia da Ciccio Visaggio all'area dei tre punti, passa a Pedro Rubera, prende il blocco però la perde la palla da Darrisi che insacca, due punti in contropiede. Darrisi, il lungo della Castellano Udas, segna molto e sembra subito in palla. Ricominciamo Giovanni Romano che la passa alla Guzzi e che non segna. Serrazzi capovolge subito l'azione. Attenzione, una decisione un po' dubbia, però praticamente l'arbitro fischia i passi del play argentino della Castellano Udas e si ricomincerà da un fallo laterale da parte dell'Olimpica. La Guzzi la passa a Giovanni Romano inizia a impostare l'azione, la passa a Delicarri, tenta la penetrazione e segna. Siamo 11 pari, le squadre si rispondono a punto. Serrazzi ancora il play Serrazzi, la passa a Ugo Sierra, cerca la penetrazione, scarica a un pimpante Darrisi che segna, due punti. Ancora si riprende l'azione dall'altra parte, capovolgimento, Delicarri penetra e scarica, Ciccio Visaggio che risponde a Darrisi, ancora Serrazzi la passa a Ugo Sierra che sbaglia il tiro, riprende il gioco all'Olimpica Delicarri che perde la palla, ancora Serrazzi ricomincia, gliela ruba Serrazzi cerca di penetrare e segna nelle maglie dell'Olimpica, due punti facili e porta in vantaggio la sua squadra. Siamo a 5 minuti e mezzo dalla fine. Romano tenta il tiro da 3 punti per l'Olimpica, ma non ci riesce. Ugo Sierra riprende palla. Ugo cerca di chiamare lo schema. Viene pressato da un Romano. Ugo ancora. Prende e cerca di fischiare il fallo. Romano gli prende la palla e si ricomincerà da un fallo laterale da parte dell'Olimpica. Romano la passa a Delicarri ragiona sulla linea dei tre punti, si prende un blocco dalla Guzzi e segna, due punti facili, 15 pari, a una partita scalpitante. Serrazzi chiama lo schema, non prende il blocco di Darrisi, la passa a Ugo Sierra che la passa a Ionikas tenta un tiro da due punti ma non ce la fa, riprende la palla Delicarri ma sbaglia il passaggio, subito capovolgimento di fronte per due punti facili di Ugo Sierra. Romano chiama lo schema, Romano il play dell'Olimpica, chiama lo schema, la passa a Delicarri, ancora Laguzzi la passa a Pedro Rubera al limite dell'area dei tre punti, tenta un tiro ma non ce la fa, ancora Darrisi, riprende Serrazzi
capovolgimento di fronte subito, veloce. Ugo Serra segna altri due punti, più 4 per la Castellano Udas. Pedro Rubera, attenzione, viene sospeso un attimo il gioco. Ha preso una gomitata in faccia, alla stella dopo il contropiede di Ugo Serra. Attenzione, viene sospesa un attimo la partita e noi ne approfittiamo per prendere un tè caldo e ritorniamo tra poco. Riprende il gioco dopo un'azione sbagliata da parte dell'Olimpica. Vediamo l'azione offensiva della Castellano Udas con Liguori. Liguori cerca un tiro da due punti che non va. L'arbitro fischia un fallo da parte di uno dei giocatori dell'Udas che si riprende da un fallo laterale da parte dell'Olimpica. Giovanni Romano imposta l'azione, cerca il tiro ma non va da uno dei suoi compagni e si riprende da parte della Castellano Udas e con Darrisi con Serrazzi cerca la penetrazione, tira e segna due punti. Siamo a più 6 da parte della Castellano Udas. A 2 minuti e mezzo dalla fine del primo tempo vediamo Dellicarri, la passa a Laguzzi la getta fuori per Pedro Rubera, tenta una penetrazione nell'area udassina, la passa a Visaggio ma perde palla, si riprende subito l'azione con Serrazzi capovolgimento di fronte, una penetrazione e sbaglia anche lì. Si prende per un fallo laterale della Castellano Udas. Time out chiamato dalla squadra dell'Olimpica. Antonio Marra. Ecco Felice. Più 6 da parte della Castellano Udas a 2 minuti e 15 dalla fine. Darrisi sta giocando bene, ma secondo me Serrazzi sta facendo la differenza. Gioca intelligentemente quando deve passare la passa, quando deve penetrare e trova lo spazio, segna due punti molto facili. Sì, possiamo dire che questi primi 8 minuti sono stati minuti del talento. C'è Rubera, Ciccio, Gigi Dellicarri. Sono andati a canestro con azioni poco organizzate. Quando l'Udas ha costruito con pazienza un buon tiro, il ritmo, un passaggio dentro l'area ha fatto punti, è quello che ha costruito più azioni giocabili. Le difese sono molto interessanti perché abbiamo Giovanni Romano che sta difendendo su Sierra egregiamente e poi il 94 Liguori su Pedro Rubera. Si riprende di nuovo con Darrisi che cerca la penetrazione, la passa a Ionicas a fondo campo, cerca il tiro ma non va, si riprende di nuovo l'azione, Darrisi, la passa a Ionicas che la perde la palla, subito Giovanni Romano, capovolgimento di fronte, la passa a Ciccio Visaggio che tira ma sbaglia, ancora Ionicas, la passa a Darrisi, va Darrisi, un po' di confusione in campo, Ionicas sbaglia il passaggio, Ugo Sierra si riprende da Dellicarri, dalla linea dei tre punti, ancora cerca lo scarico alla Guzzi e non va, che subisce un fallo da Ionicas, fischiato dall'arbitro La Stella, sbaglia la Guzzi e si riprende da un fallo laterale da parte della Castellano Udas. Serrazzi imposta l'azione,
Terrazzi, la passa di nuovo a Ugo. Ugo che tenta un tiro da tre punti, ma sbaglia. Giusto questi passi, ha fatto un arresto in tre tempi, come si chiama in gergo, e gli arbitri devono fischiare questi passi perché in una partita del genere non si può dare questo vantaggio. Si riprende l'azione con Giovanni Romano che la passa a Dellicarri. Dellicarri imposta l'azione. Dellicarri. Dellicarri viene pressato da Ionicas. Ancora la passa a fondo campo da a Laguzzi, ma Laguzzi perde palla, subito un fallo di Laguzzi su Ciccio D'Arrisi. Interessante la scelta tecnica della Castellano Udas sui pick and roll. Adesso l'abbiamo visto, un bel raddoppio deciso e ha quasi recuperato la palla, anzi l'ha recuperata perché adesso va a giocare in attacco. Cambio nel frattempo per coach Totaro, esce Serrazzi ed entra Robertino Amoruso, ex play della Virtus Trani, l'anno scorso anche lui giocava in Serie C regionale. Si riprende da due tiri liberi di D'Arrisi. Vediamo D'Arrisi che segna il primo. Ancora secondo tiro per la Castellano Udas e il secondo va a segno. Si riprende da un'azione a fondo campo da Laguzzi che la passa a Giovanni Romano. Giovanni Romano viene subito pressato da Robertino Amoruso. Giovanni Romano, la passa a Laguzzi. Laguzzi a Rubera. Rubera cerca di penetrare nelle maglie della Castellano Udas, la passa a Ciccio Visaggio sotto canestro, ma non segna. Imposta l'azione Amoruso. Amoruso cerca il blocco D'Arrisi, ma non lo prende. La passa Ugo Sierra che tenta un tiro da tre, improponibile a mio avviso, e ritorna Laguzzi con Romano. Romano cerca di impostare l'azione, la passa a Visaggio. Visaggio libero da un tiro da tre punti, ma non va. Di nuovo Amoruso cerca di impostare l'azione. Amoruso vede di viene pressato da Romano, viene pressato, cerca uno scarico a D'Arrisi che non va al tiro da due punti. Riprende palla Pedro Rubera, ultimi secondi dell'azione, tenta un tiro disperato ma non va. Primo periodo finisce a favore della Castellano Udas 23-15. Secondo periodo subito con la Castellano Udas che segna due punti facili con la sua guardia Ugo Sierra. Di nuovo adesso un fallo laterale da fondo campo della Castellano Udas. De Fazio, la passa da Moruso. De Fazio, ricordiamo che l'ha sostituito il coach Matteo Totaro a posto di D'Arrisi. Amoruso, Ugo Sierra chiama palla, ma Amoruso non la passa. La passa Ionicas tenta una penetrazione, ma subisce un fallo. Ugo Sierra intanto si incavola con Amoruso. Va bene ad arrabbiarsi perché Ugo Sierra gioca contro Romano che è più basso di lui e cerca la palla sotto spalle a canestro, e lì la palla la deve ricevere per giocare spalle a canestro contro Giovanni Romano. Assolutamente ragione Sierra, spesso si arrabbia anche
senza motivo, questa volta a tutte le ragioni. Si riprende dunque con una rimessa a fondo campo di parte della Guzzi che la passa un Giovanni Romano. Giovanni Romano contro Amoruso. Amoruso passa l'azione. Non c'era il giovane ragazzo entrato a posto di Ciccio Visaggio. La passa a un Pietro Rivera che penetra e segna altri due punti per l'Olimpica. Liguori. Liguori la passa a Ugo Sierra dall'altra parte del campo che subisce un fallo da parte di Giovanni Romano e si riprenderà da una rimessa a fondo campo. Cambio nel frattempo nelle file delle Castellano Udas. Coach Totaro cambia Liguori e fa entrare Darrisi. Ecco un cambio un po' sospetto perché Liguori comunque stava giocando bene, stava difendendo molto bene su Rubiera. Sì, però ha sprecato molto, ha giocato 12 minuti di fuoco contro Rubiera e quindi ha bisogno di respirare un po'. Ora vediamo chi prenderà Rubiera al posto di Liguori. Ok, Ugo Sierra riprende palla ma sbaglia, viene subito rubata dall'Olimpica con Rubiera che cerca una penetrazione e subisce un fallo. Si riprenderanno da due tiri da parte dell'Olimpica. Libero Rubiera e anche Coach Marra fa un cambio, mette Milo Bacchini a posto dell'Icarri. Ugo Sierra tenta un tiro da tre ma non ce la fa. A 8 minuti dalla fine del secondo periodo la Castellano Udas conduce su 19, ma c'è da registrare un tiro da tre di Giovanni Romano. Sì, la Castellano Udas non è riuscita a organizzarsi in difesa, ha chiamato la difesa a zona 3-2 ma non sono riusciti a posizionarsi e quindi hanno preso un canestro da fuori. E vediamo subito una penetrazione, ritorna Darrisi sul campo da parte di Coach Totaro che sostituisce Ionicas e subito Darrisi tende una penetrazione e subisce fallo, due tiri per lui. Ah, segna, ricordiamo ai telespettatori che aveva già segnato in precedenza, quindi siamo come punteggio per la Castellano Udas più 6 sull'Olimpica. Vediamo ancora Pedro Rubiera dall'altra parte, Rubiera, la passa a Giovanni Romano che tenta un tiro da tre ma non va, subito riprende palla, Darrisi. Ancora che gli viene rubata da un Giovanni Romano che segna il colpo ancora Romano va in pressing su Amoruso, ancora Romano va in pressing, Amoruso imposta l'azione, la passa su Ugo tenta la penetrazione ma non ce la fa, Darrisi sotto canestro segna due punti facili e si prende anche il tiro libero. Ecco la differenza sotto canestro, forse sta facendo Darrisi rispetto a un Laguzzi un po' spento, anche rispetto a Ionicas. Ciccio Darrisi veramente travolgente oggi, ha iniziato alla grande e continua ancora appena entrato a macinare punti, falli e tiri liberi, grande la sua partita oggi. Allora si riprende col tiro libero di Darrisi quando siamo a 7 minuti e 10 dalla fine del secondo periodo, che segna la Castellano Udas sta a 31 mentre l'Olimpica a 24.
il coach Marra sostituisce Laguzzi e mette Dell'Icarri, un cambio che vuole giocare sul perimetro il coach. Sì, con 5 piccoli contro una zona deve trovare dei tiri da fuori, ha messo dentro un tiratore Gigi Dell'Icarri per provare ad attaccare il canestro da fuori, però vediamo se viene premiato, quasi premiato, un fallo di De Fazio contro Gigi Dell'Icarri. E si riprenderà dunque da un fallo, da una rimessa laterale da parte dell'Olimpica, la batterà Rubera, il capitano dell'Olimpica. Rubera la passa a Giovanni Romano, Giovanni Romano a Milo, Milo su Dell'Icarri, Dell'Icarri, Dell'Icarri la passa a Rubera ancora sulla linea dei tre punti, cerca la penetrazione, la passa dall'altra parte a Giovanni Romano, Giovanni Romano scarica a Nocera che non segna due punti, ma riprende palla a Milo, Milo che la passa a Romano che sbaglia un tiro da tre punti. Si riprende da una rimessa di De Fazio praticamente per la Castellano Udas. Intanto coach Totaro cambia il play Amoruso con Serrazzi, lo fa ritornare sul campo. Giovanni Romano ha speso tanto per marcare Sierra, in effetti Sierra ha fatto 0 su 2 da 3 punti e ha lavorato bene, ora c'era bisogno di questo cambio. Vediamo Triglione cosa combinerà adesso. Vediamo Castellano Udas che riprende di nuovo palla, tenta un tiro da 3 punti ma non ce la fa. Di nuovo Pedro Rubera, Pedro Rubera, Pedro Rubera sulla linea, la passa a Triglione, 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 la passa a Dell'Icarri, Dell'Icarri a Milo, Milo, Milo cerca la penetrazione, la passa sotto canestro a Nocera che segna due punti per l'Olimpica. Buone, si riprende la partita con Serrazzi che imposta l'azione, la passa a Ugo, Ugo Sierra, Ugo Sierra a De Fazio, De Fazio, De Fazio la passa a Serrazzi, Serrazzi, Serrazzi tenta lo scarico a De Fazio sotto canestro che segna due punti. Si riprende di nuovo, l'imposta l'azione Triglione, si riprende l'azione Triglione, la passa a Milo, ancora Triglione, Triglione, Triglione a Dell'Icarri, Dell'Icarri a Nocera, Nocera a Milo ancora. Di nuovo sotto canestro per un Nocera che tenta il tiro ma non ce la fa. Ancora, di nuovo sotto canestro, ma De Fazio fa valere la sua stazza e quindi si imposta di nuovo l'azione con Serrazzi che è ancora molto più veloce. Di nuovo che la passa a Ugo, Ugo, Ugo sulla linea dei tre punti, la passa a Vincenzo D'Arrisi che cerca l'uno contro uno con Dell'Icarri ma non ce la fa. Poteva giocare tranquillamente il triangolo con suo fratello, non ha voluto rischiare, poi ha perso una palla così importante. Quando in difesa la Ludas soffre un po', un po' statica rispetto alla velocità dei giocatori dell'Olimpica, però quando arriva in attacco i due lunghi devono essere serviti perché giocando con 5 piccoli l'Olimpica sotto canestro e dentro l'area del pitturato soffre tantissimo. Viene fischiato un time out da parte dell'Olimpica di nuovo, quindi noi ne approfittiamo a fare una piccola pausa, ci vedremo alla ripresa del secondo periodo. Riprende di nuovo il secondo periodo con l'Olimpica che imposta l'azione offensiva. Vediamo subito dalla parte Nocera, Nocera sotto nell'area dell'Udas ma non va e si riprende il Serrazzi da Castellano, capovolgimento di fronte, Castellano prende il blocco da D'Arrisi, Serrazzi ancora la passa a De Fazio, De Fazio di nuovo la getta fuori per D'Arrisi che vede la penetrazione di Ugo Sierra. Segna due punti facili e vediamo che la Castellano
Sa 35, mentre l'Olimpica 26, a 4 minuti dalla fine. Un tiro dell'Icali mantiene vive le speranze dell'Olimpica, che segna 3 punti. Ricordiamo, in questa partita emozionante, la Castellano conduce 35 a 29. Viene fischiato un fallo da parte della palla. No, fischiato che De Fazio ha messo i piedi fuori dal campo, però in questo caso dovrebbe essere fischiato il tecnico, non il, se un giocatore esce fuori dal campo. Vediamo cosa. Non può essere data la rimessa soltanto, ma un tecnico. Di solito su queste cose si fa finta di non vedere. Allora, in effetti la Stella ha detto, alla prossima volta che esce fuori dal campo c'è il tecnico, quindi questo è un richiamo. Ok, quindi si riprende da con l'Olimpica che imposta l'azione offensiva contro Ione, che la passa a Pedro Rubira, che cerca un tiro da 3 punti ma non ce la fa. Dericari prende un rimbalzo offensivo. La passa di nuovo a Triglione cerca la penetrazione, la passa sotto a Nocera, ma poi non segna praticamente, quindi De Fazio riprende palla e poi si getta fuori, si riprenderà da un fallo da parte dell'Olimpica, un fallo laterale da parte, la batterà Rubera, il capitano dell'Olimpica. Rubera ancora, la passa per Milo. Ancora Delicarri, la passa a Nocera, che cerca di far varrere la sua stazza con Ionicas, ma non ce la fa. Serrazzi riprende palla, capovolgimento di fronte, ma Rubera gli prende da dietro la palla e si riprenderà da un fallo laterale da parte della Castellano Udas. Ecco, forse il Nocera sotto canestro rispetto a un Ionicas, c'è troppa differenza di centimetri. Sì, anche di tecnica, però ha fatto rifiatare i suoi lunghi coach Marra, e adesso Ciccio Visaggio in campo, vediamo contro la zona 3-2 se dovesse continuare. Ancora un fallo fischiato a Ciccio Visaggio, stesso fallo fischiato all'inizio della partita con il gomito sulle spalle. Di solito non si può fare, però i lunghi fanno molto a sportellate sotto canestro in questa maniera, diciamo che sono stati molto fiscali, diciamo così. E quindi si riprenderà da 2 tiri liberi per Ionicas della Castellano Udas a 2 minuti e 44 dalla fine del secondo periodo. La Castellano conduce 35 a 29. Ionicas, il primo non va. Ancora. Il secondo va. 36 Castellano, 29 Olimpica Udo, Olimpica Cerignolo. Vediamo Triglione, la passa Delicarri, Visaggio esce fuori dai blocchi. La passa di nuovo a Triglione a Rubera, il capitano. Rubera cerca il tiro ma subisce fallo da parte del numero 4 Ionicas. Si riprenderà da una rimessa laterale a fondo campo. Ottima scelta di Rubera, qui si vede il talento, ha visto il suo difensore che usciva dietro di lui, è uscito a riccio e ha penetrato contro il lungo prendendo un buon fallo. Bellissimo fallo dell'Olimpica, Rubera la passa a Milo, Bacchini si toglie il difensore e segna 2 punti. Ma altrettanto stupendo Darrisi, il fratello in questo caso, non Francesco, Vincenzo, che segna 3 punti e porta la Castellano a 39 sull'Olimpica a 31. La penetrazione di Delicarri che la passa a Visaggio, che segna altri 2 punti. Si riprende di nuovo col gioco offensivo da parte di Serrazzi la passa per Darrisi ancora scambia con Sierra, Darrisi
Darresi, Vincenzo vede un passaggio forse un po' sbagliato, aveva visto forse un'uscita dai blocchi di Ionikas e non e sbaglia il passaggio, si riprenderà da un fallo laterale da parte dell'Olimpica. Sì, Totaro chiama un time out e fa bene, perché contro la zona pari di Marra Ludas ha avuto molte difficoltà e si è visto un passaggio proprio inesistente, proprio non si sono capiti i giocatori del Ludas. Ora Totaro darà a loro delle informazioni per attaccare questa zona al meglio. E quindi noi ne approfittiamo a fare una piccola pausa. Tra poco. Si riprende il gioco, il pallino del gioco c'era l'Olimpica offensivo. Vediamo Triglione, tenta un tiro da tre punti ma non ce la fa. Il rimbalzo offensivo e segna due punti. Ancora Ludas, la Castellano Ludas con Ferrazzi che segna un tiro da tre, stupendo. Link Triglione, la passa degli Carri che spende la penetrazione, la passa fuori per Rubera ma sbaglia il passaggio e si riprenderà da un fallo laterale della Castellano Ludas. Di nuovo Ferrazzi che imposta l'azione. Serrazzi chiama lo schema, vediamo De Fazio pronto per il blocco, ma Serrazzi non lo prende, la passa da Risi, Darrisi uscito che tenta un tiro da tre punti, ma non ce la fa, Derrick Harry subito in contropiede, la passa a Bacchini per Triglione ancora, imposta l'azione, prende il blocco da Visaggio, la scarica su Bacchini ancora, cerca di vedere di prendere la penetrazione, poi si scontra contro un De Fazio e prende il passi praticamente da parte dell'arbitro La Stella, quindi si riprenderà da un fallo laterale della Castellano Ludas. Time out chiamato da coach Marra per schiarire le idee dell'Olimpica. E noi ritorneremo tra poco. Ricordiamo, la Castellano Ludas conduce 42-35 a 3 secondi dalla fine. Mi viene in mente in questa piccola pausa coach Felice Carano, eventualmente tu in questi 3 secondi dalla fine, se fossi stato da entrambe le parti, quali erano le mosse? Incominciamo da coach Totaro, al posto di coach Totaro tu che cosa avresti fatto? Coach Totaro, abbiamo 3 secondi per superare la metà campo, dobbiamo per forza rimettere dal fondo, quindi dobbiamo superare tutto il campo per andare al canestro, naturalmente servono 2 passaggi per arrivare al canestro, altrimenti palleggiando non ce la facciamo, quindi blocchi per liberare dei giocatori che possono ricevere, tipo Vincenzo Darrisi e Sierra. In difesa invece l'Olimpica dovrà difendere la morte per 3 secondi senza commettere fallo naturalmente. Quindi si riprende dopo questa analisi tecnico-tattica, praticamente si riprende da Liguori da un fallo laterale che la batte per la Castellano Ludas. Subito la passa Ugo Sierra, Delli Carri va in pressing su Ugo. De Ugo tenta un tiro da 3 punti, ma non va. E noi facciamo una piccola pausa. La Castellano Ludas conduce 42-35 con l'Olimpica. Arrivederci a tra poco per il terzo periodo di questa emozionante partita. Complimenti alle due squadre e complimenti alla tifoseria.
questa gara che è stata disputata quest'oggi è stata vinta da Lucas, come avete visto, e quindi è una cosa bella che Cerignola ha dimostrato di essere all'altezza di questa cornice. Ci sono alcune cose belle da dire quest'oggi. Intanto il pubblico, complimenti a tutti, bravissimi. La cosa bella sono anche i 459 euro che sono stati raccolti, ma la cosa più simpatica, in un passetto di ironia, sono le scarpe di Ugo Fierra. Buona domenica a tutti! Spettacolo che state vedendo. Riprendiamo la telecronaca con qualche secondo di ritardo e ricordiamo che praticamente facciamo un riepilogo veloce della di questi piccoli minuti che sono passati di questo derby emozionantissimo, che era praticamente due tiri stupendi da tre di Dell'i Carri e di Darrisi portano a questo punteggio. A 8 minuti dalla fine la Castellano conduce all'Olimpica per differenza di 7 punti. Vediamo l'Olimpica ancora che fa un passaggio di Ugo Sierra nei confronti di Darrisi, che subisce un fallo da parte di Dell'i Carri che chiede scusa. Due squadre partite forti subito nel terzo periodo, due squadre che vogliono vincere. Assolutamente sì, Ludas vuole mettere in ritmo Darrisi, che ha dimostrato di avere i numeri per portare, allungare, far allungare il vantaggio a Ludas. Ora vediamo se riesce o se entra anche il cattere da Sierra, lo stiamo a guardare un attimo. Adesso vediamo subito una penetrazione e scarico di una penetrazione di Darrisi che sbaglia un tiro da due punti e Liguori praticamente fa fallo verso Dell'i Carri a seconda dell'interpretazione dell'arbitro, quindi si riprenderà da fondo campo da una rimessa da parte di Triglione per l'Olimpica. Vediamo subito Triglione che cerca di impostare l'azione, chiama lo schema, va Pedro Rubera a prendere palla. Rubera cerca il tiro e segna due punti. Differenza Castellano Udas conduce più 5 verso l'Olimpica. Imposta l'azione da Risi. Liguori la passa a Serrazzi, la getta fuori a Serrazzi che chiama il blocco di De Fazio, cerca una penetrazione scarico, la passa a Liguori e l'arbitro fa un fallo, fischia il fallo al capitano dell'Olimpica Rubera e quindi si riprenderà praticamente con due tiri da parte della lunetta di Serrazzi. Ecco, un Serrazzi intelligente, ha scaricato in post basso a Liguori perché l'aveva visto libero e intanto si è preso il fallo a Rubera. Sì, al limite dello sfondo che chiedeva Rubera e adesso si mette male per l'Olimpica che deve cambiare. Rubera che ha commesso il suo quarto fallo, infatti Rubera protesta perché vuole il fallo di sfondamento per Serrazzi che... Per la verità sembrava tutto sfondamento, però l'arbitro era sotto, ha visto meglio di noi. E infatti coach Totaro e coach Marra fanno due cambi. Ionicas coach fa entrare Ionicas coach Totaro a posto di Liguori, mentre coach Marra sostituisce il capitano Rubera e lo fa entrare Laguzzi. Subito la Castellano Udas riprende da un fallo laterale. Serrazzi la passa a Ionicas ma viene intercettata la palla a Laguzzi. Madonna!
Aguzzi. Aguzzi. Abbassa quella cosa. A Serrazzi. Serrazzi di nuovo della Castellano Udas. A Castellano, a Castellano, Serrazzi, Serrazzi. Penetra, ma sbaglia, due punti. Ancora Triglione, Triglione, la passa a Bacchini. La passa a Bacchini. Bacchini cerca di nuovo lo scarico, ma subisce un fallo da parte di un giocatore udassino e si riprenderà da un fallo laterale. Intanto la Castellano Udas sostituzione. Esce Serrazzi ed entra Amoruso. Si riprende da un fallo laterale dell'Olimpica con Dellicarri che cerca il passaggio ma la intercetta Ugo Sierra, Ugo Sierra, Ugo Sierra che segna due punti da parte della Castellano Udas. Vediamo subito Triglione, Triglione, Triglione cerca subito di impostare ma attenzione. Aia, aia, questa è una bruttissima notizia. Bruttissima notizia per l'Olimpica, viene fischiato un fallo tecnico a Rubera, no, non a Rubera, il secondo fallo, non abbiamo capito. No, il secondo fallo era per un giocatore dell'Udas. Adesso il secondo arbitro sta comunicando il fallo tecnico a P. Non abbiamo capito cosa è successo. Nel frattempo che capiamo cosa è successo, intanto si riprende da un tiro di Ugo Sierra, un tiro libero, ritorniamo al basket giocato, quindi Ugo Sierra segna il suo primo tiro libero, vediamo il secondo tiro libero, Ugo Sierra segna anche il suo secondo tiro libero, la Ludas conduce sull'Olimpica a più 9. Veniamo subito, si ricomincia quindi da un fallo, quindi da un fallo laterale dall'altezza del centrocampo della Castellano Udas. Vediamo subito Amoruso, velocissimo, che scarica su Ugo Sierra al limite del tiro della linea dei tre punti e sbaglia, riprende Dellicarri in rimbalzo, va Triglione, 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 va in penetrazione e segna due punti. Darrisi di nuovo, le due squadre non ci stanno a perdere, subito molta attive, capovolgimenti di fronte, gli ecco Ionikas, Ionikas cerca praticamente una penetrazione ma viene fischiato un fallo in partenza, chiedo sì, conferma. Passo in partenza sì a Ionikas che è scivolato col piede perno e quindi ha commesso passo. Comunque coach Totaro sostituisce uno spento De Fazio e rimette di nuovo Darrisi in sotto canestro. Vediamo subito Triglione, 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 penetra però sbaglia il passaggio e va a frangersi la palla sulle maglie dell'Udas che subito riparte velocissima con Amoruso, il suo play. Amoruso, Amoruso, cerca la penetrazione, tenta un tiro ma sbaglia, riprende il fallo, riprende il passaggio ma non ce la fa. Sì, un tiro forzato di Amoruso che poteva tranquillamente continuare ad andare dentro o scaricare in angolo, infatti i suoi compagni si arrabbiano un po' con lui, lui vuole entrare in partita ma non è questo il modo giusto per entrare in partita, infatti Sierra adesso lo sta catechizzando per farlo entrare in partita nel migliore dei modi. E quindi si riprende con l'Olimpica che tiene il pallino del gioco adesso, quindi con Laguzzi, Laguzzi che la passa a Bacchini, Bacchini, Bacchini di nuovo la passa a Nocera, inserito da coach Marra, ha posto uno spento visaggio ma sbaglia, un'azione in contropiede da Castellano Udas con Ugo Sierra che sbaglia, quindi riprende di nuovo Romano, Romano, Romano la passa di nuovo a Bacchini, Bacchini a Nocera che segna due punti molto facili. Di nuovo Serrazzi, 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 Amoruso, scusa i gentili spettatori ma una partita concitatissima, Amoruso sbaglia palla, sbaglia passaggio a Ugo Sierra e coach Totaro chiama un attimo un time out per riordinare un attimo le idee. Giustissimo questo time out, l'Olimpica stava prendendo entusiasmo dagli errori delle Udas che era un po'
ha perso un po' il fuoco della situazione in attacco. Adesso Totaro dirà ai suoi giocatori di mantenere la calma, di non affrettare. La partita è ancora molto lunga, ci sono 15 minuti da giocare, bisogna avere pazienza in attacco e aggressività in difesa. Noi ritorneremo tra poco alla ripresa del dopo che finisce il time out. E si riprende di nuovo con un'azione sbagliata da parte dell'Olimpica, quindi si riprenderà da una rimessa a fondo campo da parte della Castellanudas. Darrisi la passa subito a Amoruso, Amoruso riscambia con Darrisi, Darrisi Vincenzo, la passa a Francesco, Darrisi ancora, Darrisi, Darrisi cerca la penetrazione, lo scarico a Ionitas che sotto canestro fa valere la sua stazza e segna due punti facili per la Castellanudas. Di nuovo Dell'Icarri vede bellissimo un passaggio a Nocera sotto canestro, ma sbaglia l'aggancio Nocera e fa finire la palla in fallo, un fallo laterale. Quindi riprende di nuovo la Castellanudas con Amoruso. Amoruso viene stoppato da Laguzzi. Laguzzi di nuovo Dell'Icarri. Dell'Icarri. Dell'Icarri verso Nocera che segna due punti molto facili. Di nuovo Ugo Sierra di nuovo ricomincia l'azione. Ugo Sierra con Darrisi, scambia con De Ionicas che tenta un tiro da due punti, ma Dell'Icarri prende il balzo offensivo, vede Bacchini che sbaglia anche lui il passaggio. Di nuovo ribalta la situazione con Amoruso sta chiamando lo schema, vede la situazione, Amoruso la passa a Darrisi che esce dai blocchi e segna un tiro da tre punti. Un'uscita dai blocchi di Darrisi forse fa la differenza, anche perché è molto inserata il fratello Vincenzo sui tiri da tre punti. Sì, Vincenzo ha preso un buon blocco e ha tirato dietro il blocco e lui in questa maniera non fallisce mai. E riprendiamo di nuovo col basket giocato, dove un fallo laterale di Dell'Icarri che la passa a Romano cerca di impostare a Laguzzi, ancora Romano cerca di penetrare, scarica verso Bacchini di nuovo tenta un tiro ma non ce la fa, Laguzzi riprende il balzo offensivo e sbaglia di nuovo. Ancora un po' di confusione in campo e si riprenderà di nuovo con l'arbitro. Ha rischiato un altro colpo in faccia l'arbitro. Ionicas ha tirato un calcio al pallone sul muro e l'arbitro ha rischiato di nuovo. Ricordiamo che l'arbitro Assella ha una ferita al naso praticamente e quindi si ricomincia di nuovo da un fallo laterale da parte dell'Olimpica. Di nuovo con Dell'Icarri che la passa a Laguzzi. Laguzzi cerca la penetrazione con i suoi due metri e passa e non segna, però Nocera sotto canestro fa valere la sua stazza piccola e segna due punti facili e porta l'Olimpica a meno 6. Ancora Darrisi Vincenzo la passa al fratello, di nuovo Amoruso la passa a Ionicas. Amoruso tenta un tiro da tre punti ma Nocera prende rimbalzi, rimane un rimbalzo difensivo, la passa a Romano ma viene intercettata da Darrisi. Si riprenderà quindi da un fallo laterale da parte dell'Olimpica con Laguzzi che la passa a Romano. Ecco coach, siamo a 2 minuti e mezzo dalla fine del terzo periodo, una partita concitatissima, l'Olimpica è ancora in partita, tutto si può decidere ancora.
Sì, l'Olimpica adesso sta giocando bene, occupa bene gli spazi, gioca con un buon ritmo, fa delle buone scelte, però la palla non riesce ad entrare nel canestro e questo la sta tenendo sotto, però la partita è molto in bilico, molto equilibrata. Vediamo un passaggio di Darrisi a Ugo Sierra, che dalla linea dei tre punti segna tre punti e porta più 9 la Castellano Udas. Tre punti a fondo campo, un canestro bellissimo. Ecco Bacchini la passa per Romano che la getta fuori a Dell'Icarri, di nuovo esce dai blocchi Romano tenta un tiro da tre punti ma non ci va. Dell'Icarri riprende palla ma viene fischiato una gomitata, anzi viene fischiato un fallo a Ionikas nei confronti di un giocatore dell'Olimpica e c'è anche un time out chiamato da uno dei due coach Totaro. Ha chiamato il time out, è passata a zona Ludas, però è troppo su con le gambe, quindi è poco reattiva contro i piccoli dell'Udas che sono molto veloci e quindi riescono a prendere dei buoni tiri, però ancora non riescono a trovare il canestro. Quindi a un minuto e mezzo dalla fine, cari amici di Assist Sportivo, siamo a 59 la Castellano, 50 l'Olimpica Cerignola. Una partita emozionantissima e soprattutto una partita che non ha deluso le aspettative di tanti tifosi cerignolani che la stanno a guardare qui e che noi abbiamo l'onore di riprendere. Ritorneremo alla fine del time out. Riprende quindi da due tiri con Nocera che segna il primo ma sbaglia tutte e due e quindi di nuovo la Castellano Udas riprende un rimbalzo difensivo, la passa con Amoruso che tenta la passa a Ugo Sierra che tenta un tiro da tre ma non va, riprende la Guzzi che subisce un fallo da Amoruso. Quindi si ricomincia con l'Olimpica che imposta l'azione offensiva con Romano, il play cerignolano, la passa alla Guzzi, Romano cerca di scaricarla a Nocera cerca sotto il canestro di far valere la sua stazza e infatti ci riesce perché l'arbitro gli fischia praticamente un fallo, gli fischia un fallo a suo favore, quindi ci saranno due tiri liberi per il numero 10 dell'Olimpica Cerignola. Nocera riesce a giocare dietro l'ultima linea della difesa zona dell'Udas e quindi riesce a essere servito facilmente. L'Udas deve tenere almeno un uomo a coprire questi tagli di Nocera. Segna questa volta il primo tiro libero Nocera, di nuovo il secondo va a segno, meno 7 Olimpica su Ludas. Ancora Amoruso chiama lo schema, supera la metà campo del palazzetto, di nuovo Amoruso, la passa a Sierra, di nuovo Amoruso la getta fuori a Liguori che tenta un tiro da tre punti e che non ce la fa. Liguori, ricordiamo che è entrato a posto di Darrisi Vincenzo, quindi di nuovo l'Olimpica che imposta l'azione. Romano la passa a Dell'Icarri chiama lo schema Nocera cerca di prendere palla al centro dell'area udassina ma Romano preferisce scaricare a Dell'Icarri che sbaglia. Subito Darrisi la passa a Ugo Sierra che in contropiede segna due punti facili e porta più 9 la sua squadra. Di nuovo a 8 secondi dalla fine Bacchini cerca di passare la palla alla Guzzi che tenta un tiro da tre punti. Liguori di nuovo la passa a Ugo Sierra
che attenzione, canestro annullato. Sì, perché ha commesso infrazione di passi, ha preso il pallone su un piede e poi ha fatto l'altro e quindi di nuovo finisce il terzo periodo. Adesso siamo al quarto emozionante periodo. Castellano Audaz 61, Olimpica Cerignola 52. A tra poco. Riprende quindi, cari amici di Assist Sportivo, il quarto periodo con la Castellano Audaz che imposta l'azione offensiva con Ugo Sierra, ancora la passa fuori a De Fazio, Ugo, due punti che gli viene convalidato, è più un fallo e quindi avrà un tiro libero. La Castellano Audaz si presenta in questo quarto periodo con il quintetto Sierra, Liguori, Amoruso, De Fazio e Darrisi, mentre l'Olimpica si presenta con Nocera, Laguzzi, Romano, Rubera e Dellicarri. Va Sierra e segna il tiro libero portando a più 12 la Castellano Audaz. Di nuovo Nocera. Non c'era imposta l'azione, la passa a Romano viene prestato subito da Amoruso, cerca il blocco da parte di Nocera, Romano la passa fuori a Rubera cerca la penetrazione ma si scontra contro De Fazio, di nuovo azione concitata, contesa, fischiata tra Rubera e Darrisi. Ricordiamo agli appassionati di basket un piccolo aneddoto. Solo 2 anni fa Rubera e Darrisi erano compagni nel Lucera e si portavano praticamente Lucera ai playoff. Riprendiamo adesso l'azione con del basket giocato con di questa piccola pausa. Mi viene in mente subito da chiederti, Coach Carano, Audaz sembra avere il pallino del gioco oramai, sta più 12, Sierra è molto concentrato, nonostante tutto si vede però una presenza di Ionicas, forse doveva dare di più. No, è una partita strana questa, perché è normale che adesso Sierra salirà in cattedra così come Rubera dall'altro lato, perché adesso è il momento dei talenti, adesso bisogna far venire fuori il meglio che ogni squadra ha in tasca, perché gli ultimi 10 minuti sono quelli che decidono la partita. Certo l'Audaz è stata più concreta, più cinica, l'Olimpica ha sprecato qualcosa in più, però 12 punti non sono tanto, c'è un quarto ancora da giocare e poi soprattutto adesso l'Olimpica ha recuperato una bella palla con una pressione, con una difesa aggressiva e ha fatto commettere fallo a Audaz, tanto che Pedro Rubera ha fatto 1 su 2 tiri liberi. Quindi si riprende Rubera con che porta a meno 11 la sua squadra e si riprende dal fallo laterale di Liguori che la passa a Amoruso. Ora Coach Marra attua un pressing a tutto campo e l'arbitro sospende un attimo il gioco per un fallo di Dellicarri su Amoruso, il play udassino, e quindi si ricomincerà dal un fallo laterale. Time out chiamato a favore della Castellano Audaz da parte del coach Totaro. Sì, Amoruso si sta comportando bene in campo, non sta facendo sentire la mancanza di Serrazzi. Serrazzi forse ha preso un colpo alla stessa caviglia a cui ha preso un colpo la settimana scorsa contro lo Stuni e quindi forse non può entrare in campo. Ho visto Coach Totaro che gli ha chiesto ce la fai, vuoi entrare, e si sono guardati ma non c'è stato il cenno del cambio.
vediamo se tra qualche minuto, se le cose vanno, se dovessero mettersi male per Lutas, forse ci sarà un cambio, vedremo. E quindi mentre le squadre stanno in time out, praticamente noi riprendiamo, ricordiamo il punteggio, la Castellano Udas conduce più 11 sull'Olimpica Cerignola e si riprenderà da un fallo laterale, mentre vediamo che da un fallo laterale battuto da Ugo Sierra l'Udas si presenta in campo con Ionicas, De Fazio, Sierra, Amoruso e Liguori, mentre l'Olimpica Romano, Delicarri, Laguzzi e Noscera e Rubera il capitano. Perde la palla la Castellano Udas, riprende subito Romano che la passa fuori a un Delicarri che tenta la passa a Laguzzi ma non segna i due punti. Capovolgimento di fronte, Ionicas la passa a Sierra che segna i due punti. Forse l'Olimpica sta giocando in difesa alla grande, recupera tanti palloni, però non riesce a essere concreta in attacco, non riesce a far canestro, merito anche della difesa dell'Udas, però molti palloni sono usciti dal cesto, è molto sfortunata l'Olimpica in questa situazione. Ecco quel cambio che ti dicevo prima. Quindi ricordiamo, a Palazzetto Rondo di Leo, la Castellano Udas conduce più 13 sull'Olimpica Cerignola. Allora l'Olimpica riprende con Romano passa a Delicarri, viene ciompisco dell'arbitro La Stella, blocco in movimento di Laguzzi per liberare Gigi Delicarri, adesso fallo per Laguzzi, fallo in attacco, un cambio nelle file dell'Olimpica, viene sostituito Laguzzi e viene Visaggio. Ecco, forse coach, in questo momento servivano più lunghi da parte sotto canestro per avere forse la superiorità numerica, la superiorità di centimetri. Sì, meno c'era, sta giocando bene, però i centimetri sono importanti in questo periodo, perché con Ionicas e De Fazio sotto canestro sarà difficile prendere un balzo. Mentre la Castellano Udas segna due punti con Ionicas che sotto canestra fa valere la sua stazza e quindi porta più 15 la sua squadra. Vediamo Visaggio, arresto e tiro da due punti e segna e porta meno 13. Di nuovo Liguori, un giovane molto interessante venuto dalla Nuova Alus Sanseverino, perde palla però, riprende di nuovo l'Olimpica, un tiro da tre punti di Delicarri, di nuovo Visaggio sbaglia Delicarri, Visaggio fa valere la sua stazza, lo passa a Romano però che sbaglia anch'esso, ma c'è un fischio arbitrale nei confronti della Castellano Udas dove praticamente si riprenderà la partita da un fallo laterale battuto da Delicarri dell'Olimpica che la getta fuori a Nocera, la passa a Romano cerca di vedere un compagno libero, la passa a Rubera prende il blocco di Nocera, tenta una penetrazione ma sbaglia. Rubera ancora riprende palla, da due punti e porta a meno 11 la sua squadra. Di nuovo una pressing a tutto campo da parte dell'Olimpica, ma la Castellano Udas si svincola molto facilmente, solo che Ugo sbaglia un tiro da due punti e riprende di nuovo il capovolgimento di fronte all'Olimpica con Rubera che cerca una penetrazione e perde palla, ma Nocera segna e c'è un time out fischiato da parte dell'Olimpica. Siamo a 6 minuti e 50 dalla fine del quarto periodo, due squadre che si fanno valere, ma soprattutto una sorpresa, Nocera e Liguori in fase difensiva da parte della Castellano Udas, Nocera in fase offensiva sta facendo valere i suoi centimetri rispetto a un Darris.
Sì, sì, però l'Olimpica in tre azioni, in un'azione ha preso tre rimbalzi, ha tirato la fine con Pedro Rubera e ha... Ludas praticamente sta lasciando tutto all'Olimpica, non sta difendendo più come dovrebbe, l'Olimpica ne sta approfittando. Però dare tre possessi a una squadra che sta sotto non è la scelta giusta. In effetti Totaro ha chiamato il time out anche per organizzarsi nella fase di attacco quando l'Olimpica pressa tutto campo. Ora Sierra ha preso un tiro che poteva anche risparmiarsi visto il punteggio, visto che il tempo è amico a Ludas, poteva fermarsi e giocare 5 contro 5, però il canestro è proprio più forte per Sierra. E quindi si riprende con il pallino del gioco da parte della Castellano Ludas. Ugo Sierra ancora, la passa a Serrazzi, Serrazzi chiama lo schema, Serrazzi ancora, la passa a Ugo Sierra, tiro da tre punti e segna, che porta a 71 la sua squadra, l'Olimpica a 59. Di nuovo Romano ancora, bene, non c'era, tenta la penetrazione verso Darrisi. Ecco coach, mi viene da chiederti, Darrisi è partito benissimo all'inizio, Francesco Darrisi, alla fine si è un po' spento, sta soffrendo l'uno contro uno contro un giovane Nocera, solo che l'arbitro praticamente c'è differenza perché gli fischia comunque un fallo. Sì, c'era tutto, l'ha spinto con l'avambraccio, il fallo c'era, andava fischiato. Perfetto, si riprende di nuovo il basket giocato con Rubera, di nuovo che cerca la penetrazione e subisce un fallo da Liguori, e quindi praticamente ci saranno due tiri liberi da parte dell'Olimpica con Rubera che va in lunetta. La scelta del Ludas è tenere Liguori uno contro uno con Rubera e poi Liguori naturalmente riesce a tenerlo, ma poi dopo commette fallo e Rubera tira questi due tiri liberi, il primo lo mette a segno, vediamo il secondo, anche il secondo, e quindi si riprende di nuovo con la Castellano Ludas con Liguori che la passa a Ionicas a Ugo Sierra, Sierra ancora a Serrazzi viene, c'è un fischio da parte dell'arbitro La Stella, molto preciso e molto puntuale. Ricordiamo che l'arbitro La Stella è un arbitro di un'esperienza molto lunga, che è stato mandato qui dalla FIP appunto per arbitrare queste tipologie di partite. Riprendiamo di nuovo con Dellicarri in fase offensiva, Dellicarri ancora che la passa a Visaggio di nuovo la getta fuori a Nocera che tende un tiro da tre punti e non ce la fa, di nuovo riprende il rimbalzo Rubera cerca la penetrazione ma non va, quindi praticamente di nuovo con un fischio c'è dell'altro arbitro da parte del Castellano Ludas, fallo laterale, l'Olimpica batte velocemente ma Visaggio sbaglia un tiro da due punti, l'Olimpica parte velocemente in contropiede con Ionicas che si prende un fallo laterale comodo che la fa battere sulle ginocchia di Dellicarri e quindi si riprenderà da un fallo laterale con Ionicas lateralmente dietro il canestro difeso dall'Olimpica che la getta fuori a Darrisi per Serrazzi per Ionicas di nuovo che sotto canestro viene fischiato un fallo con una gomitata, ecco forse un fallo eccessivo secondo te coach? Contatto c'era, Ciccio Visaggio ha accentuato un po' il movimento e quindi l'arbitro ci è cascato un po', però lui era vicino e quindi magari ha visto il contatto che è stato più forte di quello che abbiamo visto noi qui sopra. E coach Totaro richiama il lituano in panchina e lo sostituisce con De Fazio della cestistica Barletta, ex cestistica Barletta. Quindi riprende di nuovo il gioco l'Olimpica con Pedro Rubera, cerca un tiro da tre punti
ma non ce la fa. Riprende il pallone di nuovo Milo Bacchini, che era entrato a posto di Don Cera. Viene fischiato un fallo a Liguori su Rubera, e quindi si riprenderà da un tiro da due punti, cioè si riprenderà da due tiri liberi da parte del capitano dell'Olimpica. Questo fallo è frutto di un altro rimbalzo in attacco dell'Olimpica. Ludas veramente non riesce a porre fine a questi rimbalzi e stanno regalando un po' troppo all'Olimpica, che ne approfitta naturalmente con il suo capitano Rubera, che ha preso un fallo importante, perché è il quarto fallo di Liguori. E siamo a meno 9 l'Olimpica sulla Castellano Udas. Di nuovo Liguori, Liguori la passa sotto a De Fazio, ma viene fischiato il quinto fallo a Liguori per sfondamento, e quindi annulla il fallo, annulla il canestro. È un po' di concitazione a fondo campo. Viene chiamato intanto un time out da parte dell'Olimpica Udas, da parte dell'Olimpica Cerignola, e noi ritorneremo tra poco. E si ricomincia di nuovo con Romano, che tiene il pallino, l'azione offensiva da parte della sua squadra all'Olimpica. La passa a Pedro Rubera, Pedro Rubera di nuovo cerca una penetrazione ma non va. Di nuovo Ludas riprende la palla con Serrazzi che cerca di impostare il gioco. Calma Iannini, il play esperto dell'Udas, cerca uno spazio, lo trova, tenta il tiro ma non va. Di nuovo ancora Romano, la passa Dell'Icarri, ancora cerca la penetrazione ma viene fischiato un fallo a De Fazio. Due tiri liberi per Dell'Icarri. Mentre aspettiamo coach, sicuramente volevo farti un confronto tra i due play. Romano è giovane, subito la prima esperienza della Serie C regionale, mentre un Serrazzi con anni alle spalle di basket vissuto, un play ti fa la differenza a volte nel basket. Sì, però Giovanni Romano con la sua energia ha dato alla squadra veramente una grossa energia, soprattutto in difesa, e poi la squadra lo ha aiutato a portare palloni importanti avanti e lo sostiene, quindi diciamo la differenza non si vede molto. Si vede dall'altro lato Serrazzi adesso che cerca di gestire i palloni, di giocarli fino alla fine dei 24 secondi, da play esperto quale è, da bravo metronomo. E adesso Ciccio Garrisi, un bel canestro da sotto. Nel frattempo quindi con due tiri liberi di Dell'Icarri risponde un Garrisi sotto il canestro, che riporta più 10 la sua squadra nei confronti dell'Olimpica Cerignola. Viene fischiato nel frattempo un fallo e c'è un cambio. Laguzzi rientra per un disagio che esce, dove si lamenta col coach Marra. E vediamo subito Rubera. Rubera che segna il primo tiro. Ancora il secondo va a segno. E siamo Olimpica Cerignola 65, Castellano Udas 73. Di nuovo ancora Garrisi la passa al fratello Checco Francesco. Di nuovo Serrazzi cerca di calmare un attimo gli animi, chiama lo schema, Serrazzi cerca la penetrazione ma perde palla. Di nuovo l'Olimpica riparte subito in contropiede con Dell'Icarri che segna due tiri subito.
va di nuovo l'Olimpica in pressing e si prende pure un fallo laterale che andrà subito a battere. Ancora Delicarri, Delicarri l'ha gettata fuori per Milo Bacchini che scarica su Delicarri, di nuovo esce dai blocchi, Bacchini, Bacchini, Bacchini verso Rubera e fallo, mi ha fischiato un fallo a Darrisi, Vincenzo, quindi ci saranno due tiri liberi da Rubera. Forse coach l'esperienza di Rubera nei confronti dei due fratelli Darrisi sta facendo un po' la differenza, si stanno prendendo tiri, Rubera il capitano sta prendendo tiri liberi. La difesa dell'Udas sembra un po' spenta, non riesce a prendere rimbalzi, comunque non riesce a raddoppiare Rubera e quindi l'Olimpica ne sta approfittando anche con questa pressione a tutto campo. Adesso Ludas è riuscito a portare la palla avanti ma ancora con difficoltà. Fischiato dall'arbitro e 3 secondi di De Fazio che è rimasto in aria 3 secondi più del dovuto e quindi l'arbitro fischia i 3 secondi. Adesso la partita 2 minuti e 50 secondi dal termine, 69-73, 4 punti di vantaggio dell'Ludas, però adesso diventa vivace la partita. Eh sì, diventa un po' di un diverso registro praticamente, quindi vediamo di nuovo al basket giocato dove Pedro Rivera segna e porta a meno 2 l'Olimpica Cerignola in questo derby concitatissimo. Vediamo subito Serrazzi, la passa di nuovo a Ugo Serra, un po' di agitamento mentre vediamo un tiro di Ugo Serra da 3 e Darrisi incita i suoi tifosi a sostenerli per questo derby. Ancora Pedro Rubera tenta il tiro ma non ce la fa, a 2 minuti dalla fine l'Olimpica è sotto di meno 5 rispetto alla Castella Nudas. Serrazzi si libera facilmente di Romano, la passa a De Fazio, Serrazzi ancora, la passa a Darrisi che scarica e non ce la fa, viene fischiato un fallo. Fallo in favore di Ciccio Darrisi. Quinto fallo di Pedro Rubera sul rimbalzo. Viene fischiato il quinto fallo a Pedro Rubera, quindi che dovrà uscire. E subito mi viene da chiederti quanto peserà in questi minuti finali l'assenza del capitano Rubera dell'Olimpica. Beh, sicuramente tanto, era quello che il suo talento stava portando avanti l'Olimpica, ha fatto recuperare l'Olimpica, attirava uomini, adesso vediamo la squadra come risponderà a questo, anche mentalmente a questa assenza. E vediamo subito la Castella Nudas che riprende da un fallo laterale all'altezza quasi del canestro difeso dall'Olimpica. A posto di Rubera intanto entra Nocera da parte del coach Marra. Serra di nuovo viene prestato da Bacchini. Ciccio Darrisi, la vittoria
differenza tra Cotero e Cotero, che Cotero anche gioca molto in contropiedi, in fase offensiva subito veloce con Darrisi e Ugo Sierra, che danno la superiorità numerica sotto canestro. E assolutamente sì, ma anche l'Olimpica ha dimostrato una grandissima difesa a tutto campo per poi ripartire in contropiede. Comunque onore veramente ai due coach, hanno preparato la partita per filo per segno con grande precisione. Questa emozionante partita. Vorrei aggiungere solo un augurio e un complimenti alle due tifoserie che stanno dando il meglio di sé con cori e spettacolo e soprattutto bandiere e strisce. Alcune cose belle da dire quest'oggi, intanto il pubblico, complimenti a tutti.